questa mentre mangiate il risotto. È una canzone che Morris ha dedicato all'osteria. Questa è la storia del Gigi, praticamente c'è la Balkan Band, che è una compagnia di amici che suonano insieme da tantissimi anni e hanno sempre suonato raccogliendo soldi per fare beneficenza, per aiutare chi ha bisogno. Noi aiutiamo la Balkan Band a raggiungere questo fine. È nato dal nostro amico Gigi Bassani, che è morto anche lui, poveretto. E allora ci siamo messi un po' in gruppo e adesso siamo un bel gruppo così, gente allegra, che tiriamo un po' di gente come tutte le sere, un pienone enorme, perché noi attiriamo la gente ci vuole bene, la gente ci segue. Adesso domenica è l'ultima domenica. Io sono una veterana perché siamo quasi 10 anni che frequentiamo. Da quando è nata? Io. Lei è un anno, si è trovata bene. Sono soddisfatta, contenta. Sì, ti piace? Molto. Tu di cosa ti occupi qua? Affettati, taglieri e queste cose qui. Taglieri in generale. Okay. E vieni qua da quanti anni? È il primo anno? Anna, da quanti anni siamo qua? 3, 4? Non so quanti. 3, 4, non lo sappiamo neanche più. Ero venuto qua 6 anni fa la prima volta, mi era piaciuto così tanto che ho iniziato ad aiutare, a dare una mano a loro e la figata. I soldi che vengono raccolti per questa cosa vengono dati in beneficenza. Il sabato sera facciamo il risotto. Io ho fatto le zucchine col gorgonzola, le varie ricette. E ti diverte venire qua allo stereo? Benissimo, io vado a lavorare di là, ma io adesso vengo da un matrimonio, ma sono contenta di essere qua. Perché sì, qua lavori per soddisfazione, anche perché lo fai per gli altri. Questo risotto viene distribuito gratuitamente a tutti e poi viene chiesto di fare un'offerta di beneficenza, e con questi soldi l'anno scorso la Balkan Band li ha raccolti e gli ha dati in beneficenza all'Abruzzo. È andata in Abruzzo un fine settimana e ha portato questi soldi in Abruzzo. Il spirito iniziativa è proprio dare una mano un po' a chi ha bisogno. Dai, qua sì, la serata lo capisci, solo per quello, perché qua facciamo solo per quello. Solo per quello, sì. Facciamo beneficenza, capito? Noi non prendiamo niente, in tasca nostra. Vediamo i nostri soldi qui, non porta problemi. Cioè noi siamo un gruppo proprio di amici che sta bene insieme, perché dico, lavoriamo da matti. Io tutti gli anni parto per le vacanze che sono stravolta, però quello che ci diverte tanto, stare insieme, perché noi lavoriamo veramente tanto, ma ci divertiamo tantissimo. Di cartinate ne facciamo tantissime, è proprio bello stare insieme. Infatti i ragazzi, anche quelli più giovani di noi, perché non mi sento più una ragazzina, anche quelli più giovani di noi ci vengono dietro volentieri. E noi speriamo di comunque, prima o poi, di passare la palla a quelli un po' più giovani di noi. E si passa una serata veramente al top. Sì, cos'è che succede? Come si fa a spiegare? Bisogna viverlo, vederlo, perché spiegarlo è difficile. Ricordo